Ti stai chiedendo se devi mettere uno o due apparecchi acustici? Questa è una domanda un po' scontata per noi tecnici audioprotesisti, ma forse non lo è per te. Ti faccio qualche esempio. Mi vengono in mente degli ottici che conosco e non mi hanno mai riferito di persone che vanno da loro a chiedere un occhiale con una lente sola. Oppure mi viene in mente il caso di una mia amica che vende scarpe in un grande negozio e non mi ha mai detto di persone che vanno lì a chiedere una scarpa sola. Ne chiedono un paio, ovviamente. La stessa cosa dovrebbe valere per gli apparecchi acustici, eppure non è così. Arriva puntualmente un momento nella visita, quando visito una persona, in cui mi chiedono: ma mica devo metterne due? In realtà la risposta è molto semplice. Laddove è possibile, bisogna sempre, sempre scegliere due apparecchi acustici. È ovvio che ci sono certe eccezioni, andremo a vederle. Ma ripeto, laddove è possibile sceglieremo sempre due apparecchi acustici. Ma quali sono queste eccezioni? Li ho catalogati per te in 10 parametri da considerare per capire se puoi metterne uno o due. Il primo parametro che devi considerare ovviamente è il prezzo. Ognuno ha le proprie possibilità. Infatti, a parità di modello, di marca, due apparecchi acustici costano il doppio di uno. È per questo che il primo consiglio che voglio darti è: a parità di prezzo, scegliene sempre due. Preferisco lavorare con due apparecchi acustici semplici, meno tecnologici, meno sofisticati, piuttosto che uno estremamente avanzato. Il secondo parametro che devi considerare è la comprensione della voce, ovvero se vuoi capire meglio le parole. Dobbiamo distinguere due situazioni, la prima nel silenzio, la seconda nel rumore. Nel silenzio, più che tu abbia un apparecchio o due, o meglio, che senti bene da una parte o da entrambe le parti, non è che cambia tantissimo, riesci comunque ad avere un buon risultato nel capire le parole. Cambia drasticamente invece in situazioni, in contesti rumorosi. In una situazione rumorosa, invece, con un apparecchio puoi arrivare al massimo a capire un 40-45% delle parole, mentre con due riusciamo a raggiungere fino a un 85-90% delle parole comprese. È ovvio che seguire un discorso dove capisci 4 parole su 10 è una cosa, capirne 9 su 10 è tutta un'altra, fa tutta la differenza del mondo. Il terzo parametro da considerare è la tua perdita uditiva. Se da una parte hai bisogno di un apparecchio acustico, mentre dall'altra ci senti perfettamente, è ovvio che dobbiamo lavorare con uno solo. Se invece da una parte hai bisogno di un apparecchio acustico, mentre dall'altra non ci senti per niente, lì non puoi mettere un apparecchio acustico, ma sarebbero adatti altri tipi di tecnologie che in questo caso si chiamano B-Cross, ma magari te lo spiegherò un'altra volta. Il quarto fattore da considerare sono gli eventuali problemi fisici che ci impediscono per un motivo o per l'altro di lavorare con un apparecchio acustico. Ad esempio, mi ricordo un signore che aveva un colestiatoma a livello dell'orecchio medio e non era operabile, quindi non si poteva fare niente a livello chirurgico e giustamente l'otorino ha impedito a questa persona di utilizzare un apparecchio acustico perché l'orecchio non doveva e non poteva essere stimolato. Il quinto fattore da considerare è l'equilibrio e in questo caso ci interessa dividerlo in equilibrio fisico ed acustico. Parliamo dell'equilibrio fisico, di quando cammini, di quando corri. L'equilibrio è principalmente influenzato dai canali semicircolari che si trovano all'interno dell'orecchio. Ma l'apparecchio acustico non va a incidere direttamente su questi canali, quindi non ci interessa questa parte qui. Ci sono anche altri fattori da considerare, ad esempio la vista e l'udito. Prova a pensare a quando cammini e chiudi gli occhi, ti senti più instabile, più insicuro. La stessa cosa avviene con il tuo udito. L'udito, come la vista, infatti, ti dà tante informazioni che ti permettono di avere un equilibrio migliore. Parliamo un attimo dell'equilibrio acustico. Il tuo cervello, se possibile, deve ascoltare, deve sentire lo stesso tipo di suono sia da una parte che dall'altro. Solo in questo modo riesci ad accettarlo molto più facilmente. Il sesto parametro da considerare è la tua vita sociale. Se ad esempio hai un tipo di vita molto attivo, vai al cinema, al ristorante, a teatro, vai alle conferenze, sei spesso in famiglia, pranzi con i tuoi figli, con i tuoi nipoti e vuoi capire bene in tutte queste situazioni,
è ovvio che non puoi sperare di farlo con un apparecchio solo. Il settimo parametro da considerare è la protezione uditiva. Cosa si intende per protezione uditiva? È una cosa che non si sente spesso. Quello che posso dirti è che bisogna sempre lavorare con il volume giusto, non bisogna mai esagerare con il volume. Quando si lavora con un apparecchio solo, dato che si tende a non capire tutto quanto, la tendenza delle persone è quella di aumentare il volume e quindi rischiamo di sovrastimolare un orecchio che non ha bisogno di tutto quel volume. L'ottavo parametro da considerare è la localizzazione sonora. Se vuoi capire da che parte arrivano i suoni o da che parte sta parlando un tuo amico, un tuo familiare, questo lo puoi fare solo e solo se senti bene da entrambi i lati. Se invece senti da una parte sola, tenderai a girarti sempre da quel lato. Facciamo un esempio: se stai camminando su un marciapiede e senti bene solo dalla parte destra, magari rischi di attraversare la strada e non ti accorgi che sta passando un'auto dalla parte sinistra. Il penultimo parametro è la tua storia acustica. Facciamo finta che hai una perdita dell'udito da entrambe le orecchie del 50%. Non hai malformazioni fisiche, non hai grandi problemi, quindi da un quadro, diciamo, audiometrico è possibile lavorare con due apparecchi acustici. Eppure scopriamo che il tuo orecchio destro magari è in questa situazione da 50 anni. È ovvio che lavorare su un orecchio così danneggiato da così tanto tempo risulta estremamente difficile, a volte addirittura impossibile, mentre lavorare su un orecchio che ha una perdita del 50% da pochi mesi o da pochi anni è tutta un'altra cosa. Ecco perché consigliamo sempre di non aspettare. Se si aspetta troppo, non c'è il rischio di lavorare con un apparecchio più potente o più grande, c'è il rischio di non aver più niente su cui lavorare. L'ultimo e decimo parametro che devi considerare è il fattore psicologico. Mi spiego meglio. Ci sono certe persone che pur di non mettere due apparecchi acustici preferiscono isolarsi, perdersi il piacere della vita, della comunicazione, del parlare con i propri figli o con i propri nipoti. In questi rari casi arriva un momento durante la visita che io per primo fermo tutto e consiglio di iniziare con un apparecchio acustico perché non vedo la persona pronta per fare questo passo e solitamente dopo pochi mesi è la persona stessa che si rende conto della sua situazione, inizia a voler, a pretendere qualcosa in più e passiamo anche al secondo apparecchio. Vuoi sapere se devi mettere un apparecchio acustico interno o esterno? Ho preparato un articolo apposta per te. Clicca qui sotto per leggerlo.